Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questa nuova lotta Wi-Fi della seconda edizione del Judgment Tournament. Oggi andremo a vedere la sfida tra Lorenzo, che rappresenta il Battlezone Group, e Alessio Piu, Tai Camilla in game. Allora, piccola precisazione, Lorenzo non è in realtà Lorenzo ma Luca, ragazzi, che rappresenta il Battlezone Group e gioca con una schedina che non ha il suo nome, quindi grazie per avermi fatto fare tutto questo casino. E comunque ci porta un Bulky Offense slash Hyper Offense formato da Latias, Weavile, Mega Manectric, Keldeo, Garchomp e Klefki, mentre Tai si presenta con un Balanced formato da Medicham, Slowbro, Bisharp, Tornado Sterian, Landoro Sterian e Ferrothorn. Direi di dare subito il via alla sfida, ragazzi, e vediamo chi vincerà. Sono entrambi giocatori che abbiamo già visto e quindi sarà interessante vedere come riusciranno a fronteggiarsi loro due questa volta. Due giocatori di buon livello, ragazzi, assolutamente. E quindi vediamo un attimo. Allora, Medicham contro Latias. Medicham Mega Evolve, ovviamente di Bruciapelo, perché altrimenti si beccherebbe il One Hit KO di Draco Meteor da parte di Latias. Latias ovviamente Life Orb offensiva, ragazzi. I danni sono stati troppi per non esserlo. Qua c'è un Double Switch. Vediamo se Luca sarà riuscito ad indovinare il Pokémon dell'avversario. A quanto pare sì. Infatti mette Manectric prevedendo l'entrata di Tornado Sterian. Adesso può Mega Evolvere. Manectric Mega è un ottimo check di Tornadus, perché comunque con prepotenza gli blocca anche quelle mosse fisiche che potevano fare un minimo di danno come troppo forte. E quindi sì, tranquillamente può farlo fuori, ecco. Allora, però il problema non è tanto Tornadus quanto Landorus, che come vediamo nullifica l'Invertivolt e costringe Manectric alla sostituzione, perché in caso di Scarf Landorus il terremoto decisamente non lo si prende bene. Qua buona mossa di Alessio, che va di retromarcia prevedendo lo switch. Ovvio switch, non poteva mai rimanere Manectric, e in ogni caso comunque poi Alessio sapeva di doversi aspettare un Hidden Power Ice e avrebbe potuto rispondere di conseguenza. Retromarcia che fa un sacco di danni a causa di tutti questi recoil. Qua Medicham va di calcio in volo e non di gelo pugno. In ogni caso il calcio in volo di Medicham è il più forte della tier, quindi c'è poco da fare, Garchomp muore, ragazzi. Probabilmente anche Garchomp difensivo era, perché come vediamo ha la carta vetro, il bitorzolelmo, è anche abbastanza lento. Quindi, wow, Medicham, ragazzi, lo conosciamo per essere uno di quei Pokémon che, mamma mia, quanti danni fa. Entra Keldeo, di nuovo Double Switch per dare spazio a Manectric, prevedendo probabilmente sempre Tornadus. Però questa volta entra Slowbro, altro Pokémon che in ogni caso non si prende bene Manectric. Infatti la core Manectric Keldeo devo dire che è veramente molto molto efficace. Uno rimuove i counter dell'altro. Diciamo che si può pensare anche di dare Hidden Power Grass se Gastrodon fosse un po' più usato. Per ecco, sì, togliersi appunto anche questi Water Ground, che sono non poco fastidiosi per questa core. Diciamo solo Gastrodon, alla fine Quagsire prende un sacco di botte da Keldeo, a meno che non abbia Sorbacqua, abilità praticamente inesistente. Comunque abbiamo visto che Manectric questa volta è riuscito a prevedere lo Scarf Landorus, cioè il non Scarf Landorus, e quindi gli ha fatto un sacco di danni, cavolo, con Intro Forza Ghiaccio, ovviamente One Hit KO se non si ha la bacca. Ancora Double Switch, Luca sta giocando molto bene per dare veramente momentum offensivo al suo team, che deve sempre esserci per comunque rendere la sua tipologia di team buona. Qua c'è il fulmine, non l'invertivolt, attenzione, altra mossa molto molto buona, che quindi permette di avere vantaggio anche su Ferrothorn. In caso di invertivolt poi comunque sarebbe dovuto entrare Keldeo probabilmente, e invece no, ragazzi, qua può rimanere Manectric e fare lanciafiamme su Ferrothorn. Brutta la situazione,
di Alessio che, avendo perso Landorus, non ha chissà quali buone risposte a Manectric. Non che Landorus lo fosse, ovviamente, perché non era Scarf, però ora lo è meno di sempre. Qua entra Medicham cercando di danneggiare. Non c'è motivo però di far rimanere dentro Manectric a prendersi il bruciapelo. Ma qua, ragazzi, altra mossa veramente molto molto bella di Alessio, che invece di utilizzare bruciapelo va di calcio in volo. E mamma mia, ragazzi, questo calcio in volo è devastante. Non c'è Pokémon che riesca a reggerlo nel team di Luca. Sfortunatamente per lui però, cioè per Alessio però, non c'è neppure Pokémon nel suo team in grado di affrontare Manectric a dovere. Qua c'è l'Invertivolt e non il Fulmine, perché comunque, ok che quel Medicham era sotto prepotenza, però è già un kick che avrebbe fatto troppi troppi danni, e comunque nel caso fosse rimasto dentro era meglio non rischiare, quindi ok, si gioca così. Invertivolt, si ha a disposizione già un'altra retromarcia. Qua Medicham, cioè qua Weavile può utilizzare Knock Off tranquillamente, è più veloce di Tornadus, quindi Tornadus muore. Forse qua conveniva addirittura mettere subito in campo Bisharp, però forse si aveva paura di inseguimento, che in ogni caso probabilmente avrebbe ucciso, e vabbè. Diciamo che Bisharp entra adesso per fare danza spada. Il problema è che c'è poco da fare, c'è veramente poco da fare contro Keldeo. E quindi per preservarsi Bisharp si mette in campo Slowbro. Qua bella mossa, sostituto di Keldeo, quindi è un Keldeo con gli avanzi. Era da molto molto tempo che non lo si vedeva. Io l'ho utilizzato per un bel po' inizio Horas, mi piaceva molto come set. Però comunque lo Spex e lo Scarf sono diventati più efficaci, lo Spex prima di tutti ovviamente. Qua sostituto conferisce quindi a Keldeo la possibilità di sparare un'idrovampata gratis su questo Slowbro, e un'idrovampata è sufficiente a bruciarlo. Un po' sfortunato Alessio, ma comunque ricordo che idrovampata ha comunque appunto il 30% di bruciare, ragazzi, quindi c'è poco da fare. Bontà purtroppo, ecco sì, si brucia. Ora comunque Keldeo se ne deve andare perché lo Psycho Shock può far male. Idrovampata prevedendo lo switch. In caso di sostituto sarebbe stata una brutta situazione, ma qua gioca molto molto bene Alessio, ragazzi. Vedete, stanno giocando veramente in maniera impeccabile. C'è poco da dire. Qua Klefki si becca l'idrovampata, quindi viene bruciato anche lui a sua volta. Quindi ok, sì, si ribilanciano questi Axe di Barn. Klefki va di punte, ma può impensierire poco Slowbro, in quanto Tossin e Thunder Wave, le uniche due mosse che potevano veramente dar fastidio a Slowbro, sono nullificate dalla precedente scottatura. Però tanto Klefki qua può approfittarne per mettere le punte, ragazzi, e se ne mette troppe poi c'è il rischio che Medicham entra nel range di un fulmine di Manectric. Quindi qua, fossi in Alessio, vedrei un po' come giocarmela. Forse non è proprio la miglior cosa ammazzare Klefki e fargli settare tutto. Però c'è anche da dire che cosa possiamo fare. Poco. Medicham comunque rischierebbe la paralisi. Fake out ovviamente non ammazza perché è resistito. E Klefki, come potete vedere, muore però settando tre file di punte. Cioè, sta per morire. Un altro turno per Alessio. Qua giustamente va di pigro, perché tanto Klefki sarebbe comunque riuscito a mettere le punte. In questo modo può recuperare un po' di punti salute. E non fanno mai male assolutamente. Anche se vedo inutile adesso recuperare punti salute quando nel team avversario c'è Manectric in grado anche di procurargli un White KO. Qua c'è il Cannonflash, quindi potrebbe cercare il drop della difesa speciale, che però non entra. Quindi idrovampata e Klefki ci saluta, ovviamente avendo fatto assolutamente il suo lavoro. Ora però, come dicevamo prima, entra Manectric e la vedo dura per il team di Alessio resistere ai suoi colpi. Allora, viene mandato in campo Conoscenza, che quindi è Medicham.
Probabilmente sacca di Alessio a questo punto perché fulmine dovrebbe bastare, però si preferisce inverti, volta anche inverti, volta basta. E beh, le punte ragazzi fanno quel 25% di danno in più che è fondamentale. Viene mandato in campo di nuovo Keldio, Keldio probabilmente per attirare sempre Slowbro. E quindi sì, sempre Slowbro deve rientrare ragazzi. Il problema per Alessio è che dovendo mettere Slowbro si è più soggetti ad attacchi di Mega Man Electric. Anche se qua Luca preferisce non rischiare magari Barn, cose strane, ma andare appunto direttamente di Weavile, magari per saccarlo, ecco. Il problema è che ora entra Bisharp, quindi Weavile se ne deve andare, non a colpo basso, o calcio basso, no mi sembra colpo basso, per far fuori Bisharp, e quindi comunque deve rientrare Keldio. Il problema è che, deve rientrare Keldio, sì, il problema è che Bisharp ha un pessimo matchup in questo caso, Keldio ha addirittura il sostituto. E quindi veramente brutta situazione. Qua addirittura si preferisce non andare di sostituto, ma colpire direttamente di spada mistica, che come possiamo vedere ragazzi disintegra, è dir poco, Bisharp. Ovviamente non c'è Bisharp che tenga, solamente quelli con la Focus Sash possono avere qualche speranza. Comunque adesso si è perso anche Bisharp. Slowbro dovrebbe essere l'ultimo Pokémon di Alessio. Qua Keldio, diciamo, tanto per va di calmamente, ma probabilmente ora verrà ammazzato di Psycho Shock e poi entrerà Manectric che terminerà la partita. O Manectric o Weavile, diciamo. Manectric dovrebbe avere più possibilità, perché questo Slowbro non mi sembra avere il corpetto d'assalto. Ho visto... no, forse ha il corpetto d'assalto. Boh, non so perché pensavo avesse gli avanzi, ma non li abbiamo visti ora, quindi potrebbe averlo effettivamente. No, non ha gli avanzi. In ogni caso, danno super efficace. Che avesse o non avesse il corpetto d'assalto, va KO. Ultimo turno della partita, ultima kill di Manectric, Pokémon veramente ingestibile per il team di Tai. E quindi, ok, Luca, che rappresenta il Battle Zone Group, ripetiamolo, riesce a vincere. Noi ci diamo appuntamento alla prossima lotta. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao a tutti, ragazzi.